È stato un successo, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti grazie anche a Etnapolisi a portare avanti una porzione di pugilato sempre più importante. Proprio così, è stato un vero e proprio successo la kermesse di box che ha avuto luogo nella bella cornice del centro commerciale Etnapolis. È stato un successo di tutti, dai più piccoli ai più grandi, che hanno dato vita ad un bel pomeriggio di box che ha interessato gli appassionati o anche dei semplici curiosi, che passando di lì hanno avuto la possibilità di vedere all'opera alcuni degli atleti più rinomati. Tra questi, il catanese Danilo D'Agata, dei pesi medio-massimi, 26enne. 8 incontri disputati per lui, di cui 7 vinti e 1 pareggiato, e vincitore della Coppa Italia 2009. L'evento si è svolto in 3 parti. La prima fase ha visto delle esibizioni dei più piccoli, che si sono sfidati, senza né vinti né vincitori, in 2 round da 1 minuto. Tra questi troviamo Buremi Simone e Vaccaro Antonino della Catania Ring. Poi gli atleti della pugilistica Dresda, Irrera Matteo, Pezzinga Jonathan, Attardi Antonio, Pollicino Sebastiano, Villari Giuseppe e Sapienza Samuele. Successivamente è stata la volta dei sottoclù, dove si sono esibiti alcuni atleti catanesi come Piriz Massimiliano, Marino Andrea, Orofino Angelo e Di Mauro Dario. A conclusione della serata, poi, il tanto atteso match tra Danilo D'Agata e il serbo Mile Nikolic, che ha visto l'affermazione del pugile catanese che ha avuto la meglio ai punti, tra la gioia dei numerosi spettatori che ne hanno saputo apprezzare le enormi qualità. Adesso la box catanese è vogliosa di crescere e di ambire a prestigiosi risultati, come afferma lo stesso Aroldo Donini insieme ai suoi piccoli atleti. Abbiamo visto esibirsi sia atleti di grandissimo spessore ma anche dei ragazzi. Cosa pensa appunto del settore giovanile, di questo sport che magari sta provando a crescere nel territorio catanese? Ma la bellezza è i ragazzini che si muovono, mostrano le tecniche, i movimenti, e i dilettanti se la contendono bene, perché anche si provano come in un grande agonismo. Quindi è stato un successo per tutti quanti. Se c'è l'amarezza di chi perde, la gioia di chi vince, comunque è bello così anche. Noi a giugno speriamo di poter portare il titolo italiano qua a Catania. Se non sarà il titolo italiano, sarà un intercontinentale. Quindi speriamo bene, io sono ottimista e credo che ce la faremo. Sì, non una competizione, però per noi è un divertimento.